Sono molto, io qua in Italia mi trovo bene, sono felice che queste persone sono venute qua oggi, è importante che sono qua, perché se sono qua in questo momento a casa loro non c'è nessuno, ci sta passando mio cugino, quindi anche un aiuto a gente che lavora. E questa è una battuta che io faccio sempre, perché spesso quando gente sente questo accento, così uno poco dietro, no? Vedi, signora tiene borsetta più stretta, signore controlla se ha il portafoglio, no? E io posso capire questa cosa, perché purtroppo i signori sono stati bravi, l'hanno detto, però ci sono stranieri che in Italia vengono a rubare, questo non si può nascondere. Però se io vi posso fare una confidenza, sono di quelli per cui io vado più fiero, perché sono quelli che si sono integrati meglio. Adesso siamo sinceri, no? Prendiamo anche modi di dire che avete voi qua in Italia. Si dice fumare come uno turco, essere avaro come uno scozzese, avere testa dura come uno tedesco, però io non ho mai sentito dire ma quello, guarda, quello è onesto come uno italiano, cioè siamo sinceramente, no, è vero. Io poi posso capire il fastidio che stranieri danno, perché arrivano tanti, scappano di guerra, non sanno dove mettere. Europa fino adesso ha fatto poco, niente, siamo sinceri. Tanto io ricordo che quando c'era Maroni, un anno che era un presidente di cos'era, ministro interno, aveva detto, allora basta, se qua Europa non fa niente, noi Italia usciamo d'Europa e via. E noi stranieri aspettare che questo veramente succedeva. Perché se Italia usciva d'Europa, diventavate tutti extracomunitari, che cazzo mandavi? Mandavi via tutti extracomunitari, non resta neanche Papa perché è extracomunitario, devi chiamare quello tedesco di una volta. Senza guardie, perché Svizzera è extracomunitaria anche.